Ed è proprio qua con noi Maria, Maria De Filippi. Apriamo la busta. Eccoci, eccoci, grande incontro. We are back dai tempi dei Boozers. Sì. 7-8 anni fa, anche di più, abbiamo fatto qualcosa insieme, l'ho ribeccato su TikTok. Ed eccoci qua a fare 5 stelle Samontana. Ma anche si può anche fare un buonanotte e ce ne andiamo. Certo, buonanotte a tutti e andiamo a fare la nanna. Ho anche un Lesgoski, porco di Oschi. No, non è così. No. Sono il capotreno, Lesgoski, porco di Oschi. Non è così che si fa. Voglio essere il capotreno, porco di Oschi, madonnoschi. No! Possiamo andare avanti così all'infinito, penso. Dio li fa e poi li uccide. No, non credo. Frase caption di Marco Cappato. Una battuta Manfe stile cucciolone. Una battuta stile cucciolone. No, non mi viene in mente, mi dispiace. Tu ce n'hai una? Una battuta? Stile cucciolone. Cosa ci fa Marinoschi su un treno? Dice Lesgoski, porco di Oschi, Madonnoschi, puttanoschi. No, non l'ho capita. Ah, no, aspetta. Ti ricordi di me? Certo. Eravamo a Brescia, ti ricordi? A fare... No, non quello. Eravamo al compleanno di... Ti ricordi, eh? Di Codi... Faberi. No. Dai, è stato un piacere vederti. Oh, volevo salutare Ravanello il 14, mi raccomando, ti voglio carico. 14 maggio. Cosa succede? Lui lo sa. Oh, ti posso chiedere una foto? Vai. Cosa è successo a Brescia? Una foto live. Grazie, ti ricordi di... Sì, lui sì, infatti. Cioè, ti ricordi di me, bro? Sì, Brescia. Volevo... No, di lui no. Verona, non a Brescia, in realtà. A Verona, sì. Quando cantavamo Volevo te, pensavo solo a te. No, è stato un piacere. Occorro che devo andare all'ombrato. Occorro il McGregor. Oh, di al... Mi viene in mente il nome del tuo socio, che no, ci siamo messi d'accordo per andare a Monte Carlo. Chris, ecco. Ah, sì. Chris, mi raccomando, è il 26. A Monte Carlo il 26. Hai 16 annunci importanti a Monte Carlo il 26. Esatto. E tienimi aggiornato. Ti terrò aggiornato. Ciao, caro. Ti lo ricordi, vero, questa persona? Ah, sì, certo. Cosa ci hai fatto, Andrea? Ah, bene. No. E eravamo lì in live e venuto, infatti, ti ricordi di me di un'altra volta precedente? Perché la vita è fatta di ricordi. Sì, no, ma ti ricordi? La gente vive nel passato. Cosa hai fatto, però? No, è venuto, infatti, ti ricordi di me di un'altra volta prima che ci eravamo incontrati. Quindi lui ogni volta che ti vede ti chiede se ti sei ricordato della volta prima. Certo. Cioè, è un ottimo giorno d'inferno. Quando incontrerò la prossima volta con Chris che va a Monte Carlo, mi fa: ti ricordi di me al MOBA? Capito? È così. Eccole. Che dice sono per l'after sushi? Siete per l'after sushi? Siete in fila per l'after sushi? No, pensavo. Ma raga, quindi non siete sue fan? Noi siamo i DJ dell'After Sushi, una nuova serata da Domo, che è tipo Boiler Room, non so se conoscete. E c'è anche lui. Ciao, sono Barack Obama, piacere. In arte, vabbè. Ciao, buona serata. Mitico Filippo. Viva l'After Sushi. Io invito a tutte le tipe che vogliono venire, che io sono molto disponibile. Ricky One. Grazie Antonio e grazie Ricky One. Scusami, il tuo nome? Che musica stai ascoltando? Non credo avesse cuffiette, Andrea. Non... Scusa, che musica state ascoltando? Nessuno. Chris Simbon. Scusate ragazzi, che musica state ascoltando? Perché Ride proprio Cacchiamo. Cosa? Ride Movie della bicicletta. Ride Movie, biciclette. Scusatemi, ma Larissa è come la figa. Ritira.
Aia, per la dovere. Ma ti la parrucca, voglio! Non ho bisogno di essere aperto da nessuno. Forse ne hai bisogno. Devi sparire tu e il tuo amico del cazzo, perché se non hai l'indomà. Ma lui è Mario Sternese? Non credo. Incapaci del cazzo! Stai zitto, fricchettone del cazzo! Tagliati i capelli, coglione! Questo è un attacco importante. Attacco importante alla... E per la rubrica costumi e società. Ragazzi, siete per l'after sushi? Sì, sì, siamo venuti apposta per la live. Puoi buonanottizzarli? Certo. Buonanotte a tutti, tranne a chi almeno una volta ha pensato di far possedere il proprio padre da Baschirotto. Salutiamo, ciao. Eccolo Gregone. Allora, ah, Miglio, prego, capo. Eccomi, dammi un attimo, quanto ti devo? Dimmi se va bene. Stai facendo degli acquisti? Sto facendo gli acquisti per la serata. Non ho più niente. Ma te l'hai andata a recuperare? Ce l'hai 3 di resto? Sì, sì. Ma mancia il resto, però. Il resto è mancia. Capo, un resto non c'è. Come stai? No. Dottore. 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 Longe. Dottore. No, 2 euro sì. Longe, 1 euro non c'è. 2. 1 euro. No, 20 longe. Troppo. Maestro, maestro. No, maestro. Aspetta, io chiamo la... Maestro. Ciao. Maestro. Maestro, quanto gli hai dato? 20. Qual è il deal? Vai. Qual è il deal? No, maestro. Qual è il deal? Maestro. Qual è il deal? Qual è il deal? Ma 15, what's the deal? 15 euro. Tu hai 5 euro? No, non ho contanti. però questo. Io questo. No. No, ma perché? Vuoi? Maestro, mi ridia i soldi, per favore. Ecco 5 euro, 5 e io ti do 2 euro. Dai, siamo a posto, maestro. Ma la sigaretta? Il maestro è stato scammato. Ancora una cosa. Alla faccia di uno che non gli tornano i conti. Grazie. Maestro, un po' cara, questa sigaretta. Una sigaretta. Una sigaretta 18 euro. Ma no, è troppo. Ma uno scherzo. C'è che vuole? Però me la sta facendo a 11 euro a me, Maestro, no, maestro, ma io di... No, no, 11, 10 dopo 5. Maestro è stato scammato, è sincero lei. Maestro, ma lei può fare tutte le domande che vuoi, guarda. No, no, guarda, io passo, passo. E allora, volta. Allora, volta. Paloma... Paloma il cane di Fedez. Paloma il cane di Fedez che è tutto ingrifato o Jerry Scotti che è nudo? Jerry Scotti nudo. Jerry Scotti nudo che ti chiede fammi un massaggio al pallano. No, ecco. O Paloma che inizia a dire, a parlare come quello che fa dalla vostra parte su Rete 4. Giordano. Mauro Giordano. Oddio. Poi ero però Mauro Giordano. Ma no, voce. Paloma che parla. Paloma che parla. Paloma che parla come Mauro Giordano e vi chiede che in cambio di qualche favore si arriva a Rete 4 oppure Google Chrome che si trasforma in un mostro e parla napoletano chiedendovi di voler vendere i suoi calzini. Google Chrome napoletano. Paloma napoletano che parla di camorra tipo Roberto Saviano o Roberto Benigni che ha un figlio che si chiama Tumori Benigni. Paloma che chiede di toccarla proprio lì perché le fa il solletico e inizia poi ad erigersi sessualmente o Antonio Sbancatore nudo con 8000 cazzi al posto dei peli. Palomina, no. Però il vocalist, il grande vocalist. Ciao ragazzi, ciao a tutti i modificati. Avanti Savoia! Grazie per la modifica, bello. Grazie mille per la modifica, bello. Fai un finto microfono, come se cadesse il sale dal finto microfono. Il sale, una finta saliera. Fai una finta saliera che arriva in bocca. Esatto. Insieme, tutti e tre insieme. Un trittico, un piccolo trittico. Allora, come vi chiamate da sinistra verso destra?
Greta Maria. La mia sinistra, lei l'aveva capito? Greta Maria. Greta Maria. Beatrice. Alessandra. Colore preferito? Rosso nero. Rosso nero. Rosso più nero, sembrerebbe. È milanista. È milanista. Da sempre. Hai visto che ci si impara a conoscere anche in queste piccole cose? Di anni. Piano piano. Giallo. Blu. Giallo, ma che c'è? Giallo. Eccolo qua. Tutto bene? Finiamo l'intervista, poi facciamo una bella foto tutti insieme, piano piano. Puoi farci un piccolo saluto? Ciao Antoni. Vi lascio con Andrea Hakimi, il portatore del sano della live. Allora ragazze, avete la fica nel culo? Non credo sia una domanda. No, scusatemi. Laura, posso chiederti gentilmente una frase che ti ha cambiato la vita? Vai Laura. Che non sia abruzzese. Se ne hai una, non è obbligatorio. Non ho capito? Il piscio sta nelle palle. Il piscio sta nelle palle, giusto. Ragazzi, un applauso, ragazzi, per favore, un applauso a Laura. Un applauso a Laura. Il piscio sta nelle palle. A Torino, quando fai la cacca e vomiti, si dice dragone alato. Vediamo un po'. Ho capito? Il dragone alato, quando caghi e vomiti. Ha troppato il dragone alato. Tu hai mai fatto il dragone alato? No, però mi chiedevo se è possibile anche sborrare insieme. Ci sono, io sapevo la tripletta, che erano tre funzioni fisiologiche in uno. Vomitare, cagare, sborrare insieme. Bravissimo. Però guarda che ma è un quindi bug. Esiste. La tripletta esiste, ma è diverso dal dragone. No, il dragone ho anche detto screenshot. No. Ti ha detto screenshot? Sì, perché è detto dust. Scusami, qua è colpa mia, sono però messo. La tripletta secondo me non l'ha mai fatta nessun uomo. Non c'è neanche una figa, nemmeno una. Zero le fighe fanno schifo. Non se ne frega niente. Viva il testosterone, l'ormone più bello di tutti. Tiriamoci giù le mutande. Presuti davanti. Il saldo è troppo basso.